Facciamo bollire qualche patata. Mettiamo dell'olio in pentola e poi ho preso delle fette di tacchino, le devo infarinare. Allora ho acceso il fuoco, adesso infarino le fettine di tacchino e le metto a rosolare un pochino. Le fettine sono in pentola, devono rosolare un pochino, intanto accendo il forno a 180 gradi e preparo del brodo. Preparo un quarto di litro di acqua, metto metà dado. Serviranno un cucchiaino di pasta d'acciughe e delle olive, una manciata di olive che verranno tritate. Intanto il tacchino sta rosolando bene. Ecco, vanno tritate grossolanamente, non fine olive denocciolate, così fate meno fatica, insomma. Ok, così va bene. Dunque, le patate sono pronte. Tiriamo fuori le patate. E le mettiamo qua. Adesso bisogna mettere le fette in una pentola che possa andare in forno. Bene. Poi mettiamo le patate a pezzi, un po' qua, un po' là, insomma, sono ancora bollenti. Oh, bene, 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 ecco, così sono sufficienti. Poi sopra il tutto mettiamo il trito di olive, potete metterne anche di più se volete, ecco qua, e poi dulcis in fundo prendiamo la pasta d'acciughe. La sciogliamo nel brodo, ecco, sciolto un pochino, poi mettiamo tutto sopra al tacchino con già le olive e le patate e lo mettiamo in forno a si è appannato. E lo mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti e sarà pronto. Guardate che viene buona questa ricetta, eh? Ecco qua il piatto, ecco qua il piatto finito. Vi assicuro è molto buono, provate a farlo. Adesso questo lo metto in tavola e lo mangiamo. Dunque, un modo diverso per fare il tacchino. Una ricetta che avevo preso da Annabella, un giornale che c'era una volta, che faceva delle ricette buonissime, perciò non è una mia ricetta, super sperimentata, super buonissima. Grazie per essere stati sul mio canale.
Se volete iscrivervi, io ne sarò molto felice. Ciao a tutti!